Fermi, 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 prima di insultarmi, leggete bene il titolo, cioè no, effettivamente avete letto bene il titolo, altrimenti non mi insultereste. No, non insultatemi lo stesso, perché semplicemente in questo video andremo ad analizzare una cosa molto importante. Sono passati più di 10 anni dallo scandalo di Calciopoli, c'è chi sostenga ancora che Calciopoli non sia morta, c'è chi sostenga che Tuzia Guapelata in realtà non abbia il cerchietto fucsia ma arancione, e c'è chi sostiene che la Juventus abbia vinto questi 7 scudetti di fila ancora rubando. Sarà così? Io vi dico la mia, quindi partiamo. Ciao a tutti, bomberoni, e bentornati sul mio canale, ma soprattutto bentornati con un ritorno epocale di una serie epocale. Ovvero il mio pensiero contro il pensiero del web. È parecchio tempo che non vi porto a questa serie, però diciamo che sono in ripresa con dei cambiamenti. L'inquadratura, ad esempio, fatemi sapere nel sondaggio qui sopra se vi piace, anche nei commenti qui sotto. Consigliatemi il prossimo argomento di cui parlare, perché dai, è così. Ma cosa molto importante è appunto l'argomento di oggi. Facciamoci un attimino seri o seriosi, perché fare un video in maniera seria non me va, sinceramente. L'argomento è molto serio, perché, cioè, nelle dovute proporzioni, calcisticamente parlando, almeno per quanto riguarda il calcio italiano. Quindi non voglio partire dall'età della pietra per fare la mia analisi, voglio semplicemente andare dritto al dunque, perché tanto sarebbe inutile contestualizzare il tutto. Sapete tutti cosa è successo, sapete tutti che la Juventus con il pareggio a Roma di domenica sera è matematicamente campione d'Italia per la settima volta di fila, e quindi io vi dico la mia semplicemente rispondendo a ciò che ho scritto nel titolo, e poi andiamo a leggere cosa ne pensate voi, perché ho fatto anche un post su YouTube in questi giorni. C'è chi mi si è veramente mangiato vivo perché ha detto: "Che cosa hai detto, Federico Marconi?" Sì, ho detto, era una domanda, cioè, sai quando tu metti la Juve ruba, punto interrogativo, no, la Juve ruba, punto esclamativo. C'è una differenza, ragazzi, a scuola ve lo insegna. Quello che voglio dirvi io di molto importante è fare una premessa rapidissima, che la Juve è fortissima, ok? La Juve è molto molto forte e senza dubbio è la squadra più forte di questo campionato, nonostante il bel gioco del Napoli, nonostante qualche errore arbitrale, che però non significa rubare, perché quello che ho sempre sostenuto io è che se c'è un rigore al 90° a favore del Parma in un Parma-Empoli e il rigore non c'è, non è che il Parma ruba Calciopoli che schifo, è che l'arbitro, in quanto essere umano, si può essere sbagliato. Vi vorrei far capire una cosa molto importante. Il termine rubare, il termine ladri, è una cosa molto pesante, che sicuramente ricorre al cospetto, se vogliamo, della Juventus per quella che è stata la sua storia. Però è giusto da un certo punto di vista, ma non è giusto dall'altro punto di vista. Ok, che in particolare i tifosi juventini dovrebbero a loro volta fare un passettino indietro con l'umiltà, o meglio, un passettino avanti con l'umiltà, un passettino indietro loro, e ammettere quella che è la storia. Cioè, io posso capire che tu mi dici, nell'anno dei Calciopoli io sono andato in Serie B, non dovevo andare soltanto io in Serie B. È vero, perché c'erano altre squadre all'interno delle scommesse, dalle intercettazioni che sono uscite, ma non è assolutamente giusto che tu mi dici: "No, alla fine siamo noi le vittime di Calciopoli." Essendomi tolto questo sassolino dalla scarpa, voglio lodare la Juventus. Voglio lodare la Juventus perché penso che sia una squadra veramente fortissima, davvero la più forte di questo campionato. Ma te ne accorgi perché la Juve potrebbe mettere in campo due squadre titolari, te ne accorgi perché la Juventus ha dei giocatori che farebbero invidia a qualsiasi altra squadra. E soprattutto nel momento in cui ci sono degli episodi che poi vanno a favorire la Juventus, o anche a sfavorire, perché nell'arco dell'anno ci sono stati, scusate, episodi che hanno favorito la Juve, ma ci sono stati anche episodi che hanno favorito il Napoli. Io ne cito uno clamoroso a Crotone, in una fase caldissima del campionato, in cui il Napoli vinse quella partita con un rigore non dato al Crotone che avrebbe potuto cambiare tutto. Poi il Napoli magari quella partita la vinceva 3-1 a Crotone. Che ne sappiamo? Però allora, se dobbiamo fare questo ragionamento, citiamo Inter-Juve, che ne sappiamo che la Juventus senza Pjanic non avrebbe rimontato la partita? Cioè, prima di fare certe analisi, bisogna quantomeno avere lo stesso metro di giudizio su tutte le cose, non si possono fare due pesi, due misure. E caro Napoli, voglio dirti una cosa, giù il cappello, perché hai fatto veramente un grandissimo campionato, lo dico alla società come lo dico a tutti i tifosi che hanno supportato la squadra nell'arco dell'anno. Però io vorrei, cari tifosi del Napoli, che lodiate la vostra squadra per la bellissima stagione che ha fatto, senza cadere nel provincialismo e accusare gli arbitri o accusare il sistema di aver favorito la Juventus un'altra volta. Perché questo campionato,
pensiero mio, è stato il più veritiero degli ultimi anni. Detto questo, sicuramente poi a favore di squadre come la Juventus in Italia o del Real Madrid in Europa, perché poi è la stessa Juve che sa questa cosa, no? Cioè che l'ha sperimentato con la propria pelle, ci possa essere una sorta di sudditanza psicologica, che non è che esiste da ieri, esiste da quando il pallone ancora non esisteva. La sudditanza psicologica semplicemente porta gli arbitri nel dubbio a favorire la Juventus perché è la squadra più potente in Italia e il Real Madrid o squadre potenti in Europa, perché è un dato di fatto. Quindi, se si parla di sudditanza psicologica, allora possiamo cominciare a dire che nel dubbio, nel momento in cui la Juventus perdeva punti e il Napoli stava rimontando, nel dubbio favorivano la Juve perché c'era quell'errore. Vogliamo tutti che non sia così, però purtroppo almeno attualmente non lo è. E quindi partiamo da questo presupposto, però da qui a togliere qualsiasi merito alla Juventus, a dire che si ruba ed è tutto falsato, a dire che il Napoli ha perso lo scudetto perché qualcuno gliel'ha tolto, caro De Laurentiis, allora secondo me si va un pochino a, passatemi il termine, pisciare fuori dal vaso. Adesso io vi vorrei ricordare la frase che disse Dybala dopo uno Juventus-Milan, se non sbaglio, se sbagliassi, pardon, qui sotto correggetemi. È da 6 anni che si lamentano contro la Juve. Secondo me devono usare altri metodi, no? Lamentandosi sempre con l'arbitro. Questa è una frase che in realtà deve far molto riflettere, perché se davvero si vuole diversificare il calcio italiano, non si può puntare sempre a prendersela o ad andare a ricordare quello che è stato. Ripeto, quello che è stato è sotto gli occhi di tutti. Io, se volessi guardare il marcio, vi potrei anche dire che poi magari potrebbe anche essere così, perché io non sono portatore, non sono il messia, non ho l'aureola e sicuramente non sono la bocca della verità, vi sto esponendo semplicemente il mio pensiero. Se volessi andare a guardare il marcio, potrei benissimo dire: la Juve adesso è una squadra fortissima, però poi quando doveva essere aiutata è stata aiutata. Citiamo alcune partite, soprattutto qualche anno fa, quando nel dubbio il calcetto per fare quel passo in più gli veniva dato, e quindi poi vincendo scudetto dopo scudetto, soldi dopo soldi, e allora ti sei fatto una grande squadra. Questo se volessi guardare il marcio, ripeto, non posso dire che sia o meno così, però vi dico che quel che è stato è stato. Adesso il punto è che non si può, per quanto poi la Juventus resti una squadra potente, ma io però ve lo dico da romanista, mi sono stufato che questo la Juve ruba venga addirittura anteposto ai meriti. Quindi diciamole anche queste cose. Io ripeto, vi faccio un sunto di quello che ho detto fino adesso. La Juventus non ruba, perché rubare è un termine che secondo me è troppo eccessivo. Sicuramente, almeno dal mio punto di vista, ci sono delle sudditanze, c'è una sudditanza psicologica che c'è nei confronti della Juventus in Italia, che c'è nei confronti delle big mondiali in Europa o nei rispettivi campionati. Ma questo purtroppo, e sottolineo purtroppo, è normale. Detto questo, complimenti alla Juventus per il settimo scudetto di fila, perché è comunque qualcosa di storico. Complimenti al Napoli, perché l'altra sera ho fatto un post su Instagram in cui facevo i complimenti alla Juve, perché 7 scudetti sono comunque tantissimi, e c'è chi mi diceva: certo, per un complimento al Napoli potresti anche farlo. Io faccio i complimenti di cuore al Napoli, perché secondo me ha fatto un signor campionato. Fatto sta, ragazzi, che per me sarebbe sciocco, è sciocco prendersela con gli arbitri, perché comunque la partita a Firenze tu la imposti male a prescindere da quel giallo rosso a Koulibaly, la partita poi successiva anche la imposti malissimo con il Torino, e quindi facciamo il mea culpa prima di guardare sempre, di puntare il dito sull'altro soltanto perché l'altro si chiama Juventus. E ve lo sta dicendo un romanista che in passato si è visto proprio mettere le mani in tasca e rubare il portafoglio metaforico, quindi rubare gli scudetti da un Inter nel 2008, e in generale poi, che ve lo dico a fa, diciamo che la Roma nella storia ce n'ha avuti di episodi a sfavore. Siamo sempre stati etichettati, adesso mi rivesto un attimo da tifoso, seppur in generale faccia sempre quell'obiettivo ed esca sempre dai miei panni di tifoso, perché poi quello voglio fare la vita al giornalista sportivo. Ma come stavo dicendo, siamo sempre stati etichettati come piagnoni, però poi, come vi dicevo prima, è facile dire che l'aiutino sia la scusa del perdente, ma poi quando succede a te, te brucia. Detto questo, in chiusura di video, io l'altro giorno ho pubblicato questo post su YouTube.
Ci sono stati veramente una sfilza di commenti incredibili. No, sì, sì, no, ni, tu zia, insomma, veramente tanta roba. Vi prendo chiaramente più importanti, più simpatici. Partirei dalle persone che hanno veramente compreso che la mia fosse una domanda soltanto, una domanda anche un po' provocatoria. Rubato, siete solo invidiosi. Dire che la Juve ruba è la scusa di chi perde non lo accetta, disse colui che accusò l'arbitro di avere un bidone della spazzatura al posto del cuore. Che cazzo dici? Tutti a dire così perché non vincete e perché qua la Juve domina da un po' di anni fino alla fine, forza Juve. Se lo dici solo perché sei romanista. Mo leggiamo quelli seri. Partirei dal commento di Gabriele che ci scrive: da fiorentino penso che nel 2018 parlare ancora di calciopoli, rubare, ladri, ladrate, arbitri sia da tuzia guapelata. Quindi insomma, in mood Marconi, lui ci fa capire il suo punto di vista. Addirittura c'è un napoletano che ci scrive: basta dire che la Juve ruba, se continua a vincere ci sarà un motivo, se lo merita. Mentre Eros secondo me ci dà uno spunto molto interessante, perché ci scrive: per me questo scudetto lo ha più perso il Napoli che vinto la Juventus. Io penso che non sia totalmente sbagliato quello che hai scritto, perché per carità, nulla togliere alla Juventus, che ha avuto dei meriti clamorosi nel momento in cui tu, che comunque vai avanti in tutte le competizioni, o più o meno in tutte, perché sì, al di là degli scherzi di quello che ho detto prima, tu esci con un rigore al 93esimo dopo aver vinto senza quel rigore 3-0 al Bernabeu, quindi fai comunque un miracolo e comunque saresti andato avanti in Champions League. Quindi, a differenza del Napoli che non giocava le coppe da febbraio praticamente e che ha messo la testa sul campionato ed era primo in classifica, diciamo che sì, a quel punto lo ha praticamente perso il Napoli. Tommaso, nonostante sia juventino e quindi possa sembrare di parte, secondo me ci dà uno spunto interessante, con il quale ci salutiamo perché sennò esce troppo lungo il video. Non penso proprio, anzi, se cerchi vedi che ci sono video che dimostrano come il Napoli sia stato aiutato e la Juve sia stata penalizzata. E perché ho detto che ci dà uno spunto interessante? Perché è vero, ve l'ho detto anche a video in corso, lasciando stare e mettendo da parte anche la famosa sudditanza psicologica, e qui veramente ci salutiamo, gli errori ci possono stare e non è che ogni errore è sinonimo di ladrata, complotto o qualsiasi cosa, perché anche il Napoli è stato aiutato, ma non vuol dire che è stato aiutato clamorosamente, vuol dire che ci sono stati degli errori a sfavore in alcuni casi, a favore in alcuni casi, e quindi è stato favorito da qualche errore a favore del Napoli, quindi a favore della Juve, a favore della Roma, a sfavore della Roma, a favore della Lazio, a sfavore della Lazio. Insomma, sono successe parecchie volte queste cose e quindi l'errore in generale ci può stare. Errare humanum est, dicevano quelli bravi. Quindi perseverare ovest. Con questa presa lascio il telefono, ci salutiamo, anche perché mi rimane soltanto un minuto. Spero che vi sia piaciuto questo ritorno del mio pensiero contro il piacere web. Qui sotto trovate la playlist, quindi dai, e voi andate a vedere anche gli altri video, ma non so quanto possano essere interessanti perché sono di qualche mese fa. Lasciate like appunto se vi è piaciuto, commentino qui sotto, ditemi la vostra su questo campionato e su, insomma, su quello che ho detto io. Iscrivetevi ovviamente se non lo siete già, mentre se lo siete attivate la campanellina per rimanere sempre notificati da YouTube. Un bacione, never give up e bella raga. Don't go look at me with that look in your eye.